Inizio subito andando ad effettuare una ricerca e il mio sito preferito è Pinterest. Se lo conoscete sapete benissimo che all'interno trovate delle foto molto particolari e originali. Inizio la mia ricerca con delle scritte con font calligrafici che sono i miei preferiti. Una volta selezionate quelle che mi hanno colpito di più, scelgo quella definitiva che voglio appunto dare ad applicare sulla mia candela. La cosa che ci rimane adesso da fare è salvare l'immagine sul nostro computer e successivamente stamparla su un normalissimo A4. Raccomando, cosa importante, prima di stampare la vostra immagine ricordatevi di ridimensionarla della dimensione che più preferite e che si adatta appunto alla vostra candela. Gli strumenti che ci servono sono la candela, le forbici, la nostra immagine stampata e della carta forno. Come primo step vado a eliminare la carta in eccesso, successivamente mi concentro invece ai dettagli e a ritagliare quindi il contorno preciso della nostra frase. Vi consiglio di ritagliare il profilo perfetto della vostra scritta, di non essere preciso al millesimo ma comunque di seguire l'andamento della decorazione, in questo modo avrete un effetto molto più bello da vedere. Una volta terminato il ritaglio decidiamo la posizione in cui andare ad applicare la nostra scritta. Io ho deciso di applicarla al centro. La candela che sto utilizzando è una classica candela dell'IKEA. Una volta decisa la posizione andiamo a stendere al di sopra la nostra carta forno. Mi raccomando, cercate di essere il più precise possibile nel stendere la carta forno perché è importante che non ci siano delle pieghe ma che sia assolutamente liscia. E ora utilizziamo il phon. Il phon vi servirà per far aderire la vostra immagine alla candela, quindi dovete per prima cosa tirare benissimo la carta forno tenendo la mano dietro la candela per evitare di bruciarvi. Dopodiché passate il phon in tutte le direzioni perché è importantissimo che tutte le parti della vostra immagine aderiscono per bene. Per capire quando la vostra immagine sta aderendo alla superficie della candela vi basta aspettare che la scritta inizi a diventare più intensa, a cambiare colore. Come potete vedere dal video, in alcune zone sta iniziando a diventare più intensa, questo perché la superficie della candela si sta sciogliendo e quindi in questo modo la nostra immagine aderirà perfettamente alla sua superficie. Ultima cosa che ci rimane da fare è andare semplicemente a rimuovere la nostra carta forno. E voilà, questo è il risultato finale. E niente ragazzi, spero che questo primo DIY vi sia piaciuto. Io mi sono divertita anche a realizzare un'altra candelina. E mi raccomando, se anche voi realizzate questo DIY, taggatemi su Instagram con l'hashtag PamelaJuicyMakeup. Sarò felicissima di vedere le vostre piccole opere. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!